Di videogiochi ambientati nel mondo di South Park ce ne sono davvero parecchi. Tra tutti questi c'è un fattore comune, nessuno più che discreto. In un contesto del genere, il primissimo annuncio di South Park, il bastone della verità, potrebbe aver fatto pensare di essere vicini all'ennesimo tie-in senza pretese, e di continui ritardi a partire dal 2012 sembravano confermare. Ad oggi, però, possiamo dire che non è affatto così. Nel nuovo videogame ad opera di Obsidian Entertainment ci troviamo nei panni del nuovo ragazzino in città. L'editor che ci consente di scegliere l'aspetto strapperà da subito qualche risata, grazie ad alcuni oggetti di personalizzazione davvero improbabili. Giocando l'intera avventura è possibile trovare con facilità una valanga di ulteriori componenti per modificare l'aspetto del personaggio anche a partita già iniziata. Parliamo di oggetti di equipaggiamento vero e proprio, come vestiti, guanti ed elmetti, ma anche solamente estetici come occhiali, parrucche, barbe finte e veri e propri modificatori del volto, spesso a dir poco ridicoli. Creato il personaggio e fatta la conoscenza dei genitori, una piccola chicca in questo senso è che il loro colore di pelle cambia a seconda di quello scelto per il protagonista, parte un'avventura che ci vede entrare nelle fila dell'esercito del grande mago Cartman. Tutto il gioco si basa infatti sull'esistenza di due fazioni create dai bambini della città, fazioni che, secondo regole prestabilite e non sempre rispettate, vedono contendersi un pezzo di legno, nella loro fantasia il bastone della verità appunto, l'arma più potente di tutti i tempi. Il geniale incipit ci porta quindi a scegliere una classe d'appartenenza tra guerriero, mago, ladro ed ebreo, una sorta di classe chierico rivisitata, a conferma dell'irriverente comicità del titolo. Da lì in poi vivremo il mondo di South Park, fatto di esagerati stereotipi della cultura americana, dagli occhi di un bambino che immagina d'essere al centro del più grande scontro fantasy medievale della storia. Non vogliamo rovinarvi troppo la sorpresa, d'altra parte il restare costantemente stupiti da improbabili eventi è parte integrante del divertimento. Il gameplay del bastone della verità si affianca a quello dei canonici giochi di ruolo, ma con alcune interessanti implementazioni di altissimo livello. Non siamo ironici nel fare queste affermazioni. Il titolo affianca realmente meccaniche da GDR classico ad idee originali, che passano persino da alcune fasi in pieno stile avventura grafica. Abbiamo sul nostro personaggio il pieno controllo dei movimenti, e seguiti da un compagno, selezionabili tra quelli che vanno sbloccandosi nel corso della trama, ci spostiamo per la città a piedi o sfruttando i punti di controllo sbloccati in fase d'esplorazione. Parlando con i personaggi chiave, noti volti della serie, si ottengono queste da portare a termine. Attenzione però, in quanto sparsi per la città ci sono elfi nemici da combattere, non sempre evitabili. Entrati fisicamente in contatto con gli avversari, l'incontro ha inizio e si procede alla battaglia rispettando meccaniche a turni ben congegnate. Sebbene inizialmente le opzioni a disposizione siano poche, più in là nell'avventura ci si ritrova a fare i conti con mosse speciali che utilizzano punti azione, e da seguire con invocazioni ed abilità magiche legate per lo più a sonore scorregge. Nel caso degli attacchi standard, l'arma utilizzata dal personaggio, sia esso il protagonista o il compagno, si illumina per un attimo indicando il momento per la pressione del tasto attacco. Agire con tempismo è necessario per realizzare le combo più dannose, mentre il fallimento equivale a colpi di scarsa potenza. Viceversa, quando si subisce un attacco, è necessario tentare la parata, al fine di diminuire i danni subiti, pur non azzerandoli del tutto. Parate perfette danno modo di passare al contrattacco per infliggere danni bonus. Sul versante abilità speciali, ciascuna classe può contare su specifiche tecniche, ciascuna delle quali richiede di interagire con le animazioni in maniera diversa. Se per colpire con aliti di fuoco, in realtà semplici fuochi d'artificio, è necessario premere ripetutamente il tasto attacco, altre abilità richiedono tempismo e coordinazione, ed in altri casi anche brevi quick time event da realizzare senza errori. In ultimo, l'utilizzo di gas corporei passa dal consumo del mana, termine che in realtà rappresenta i bisogni fisiologici del personaggio, tant'è che in caso di sovraccarico questo se la fa letteralmente sotto, scaricando l'intero indicatore. A supporto di tutte queste meccaniche non mancano una grande varietà di oggetti curativi, ampolle di mana, bonus sulla velocità e quant'altro, tutti riconducibili a cibo di uso comune come patatine, caffè o tacos, che diventano pozioni e oggetti magici nella fantasia dei personaggi di South Park. Come accennavamo, il titolo propone anche fasi associabili al mondo delle avventure grafiche. In alcuni livelli, infatti, è possibile evitare il combattimento con i nemici presenti, interagendo con lo scenario in modo da renderli innocui senza scontro diretto. Altresì, alcune quest vanno risolte con l'osservazione dell'ambiente e l'utilizzo ottimale dei compagni, ad esempio mandando Butters a curare un NPC ferito, oppure il buon Kenny nei panni della principessa del castello a distrarre delle guardie mostrando il petto.
Se a questi momenti si aggiunge la possibilità di utilizzare i peti come tecnica per liberare passaggi a se stessi o ai compagni, e persino utili a stordire nemici in modo da trovarli già a terra o con status schifato durante gli incontri a turni, si coglie quanto nessun dettaglio sia stato lasciato al caso. Si tratta di peculiarità divertenti che si inseriscono bene nel contesto, facendo sì che questo South Park non sia solo un ottimo gioco di ruolo, ma anche un titolo nel quale spendere qualche attimo ad osservare lo scenario e ragionare sulla mossa successiva per poter ottenere vantaggi tattici in scontri tutt'altro che semplici. Aspettatevi frequenti game over se pensate semplicemente di picchiare senza usare il cervello. Sul versante tecnico c'è da sottolineare quanto fosse importante dal parte del team di sviluppo non solo realizzare una grafica gradevole, ma di mantenere lo stile unico della serie. Dalle fattezze dei protagonisti ai personaggi secondari, ogni dettaglio è esattamente come ci si può aspettare di vedere in un episodio televisivo, e i suoni non sono da meno. Il doppiaggio, in inglese sottotitolato in italiano, non presta il fianco ad alcuna critica, dimostrandosi all'altezza delle aspettative anche grazie alle voci originali. Peccato però per i sottotitoli, troppo piccoli e di difficile lettura dalla distanza. Douchebag! It's a trap! You should have never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Molto buona la colonna sonora, piena di arie evocative e canti gregoriani resi buffi dalla voce di Cartman che ne accompagna le note. Questo South Park è quindi considerabile un capolavoro? No. Parliamo di un ottimo videogioco, ma che a causa di qualche mancanza non raggiunge livelli ancora maggiori. Tra queste abbiamo una certa ripetitività delle fasi meno movimentate fra i vari capitoli della quest principale, sia nelle cose da fare sia negli scenari. L'azione si svolge infatti in buona parte nelle medesime location nell'arco dell'intera avventura. Difetto della produzione, in ogni caso, resta quello del quale si è più discusso nelle ultime settimane al rilascio, ovvero la censura apportata alle versioni console europee. Si tratta di una manciata di scene oscurate sostituite da una simpatica presa in giro ad opera degli stessi Trey Parker e Matt Stone, autori della serie TV e del gioco. Una censura griffata, ma che ci lascia parecchio pensare su come anche un media esplicitamente diretto a persone della maggiore età, grazie alla classificazione PG, pubblico responsabile quindi di cosa scelga di vedere, debba subire dei tagli del genere. Tagli che non colpiscono però la versione PC, scaricabile da Steam in versione uncut e senza censure. South Park, il bastone della verità, è il titolo che i fan della serie TV attendevano da anni. Tutta la violenza e l'irriverenza originale sono presenti nel videogame distribuito da Ubisoft, senza troppi peli sulla lingua. Non manca qualche difetto, legato per lo più ad una certa monotonia di alcune fasi di gioco, fin troppo ripetitive, ma l'umorismo del titolo, sempre pronto ad intervenire inaspettatamente anche nelle fasi più lente, permette al giocatore di restare sempre sull'attenti. Peccato davvero per i tagli, che troviamo del tutto insensati. Aspettatevi di vedere qualche donna nuda, riferimenti più che diretti alla masturbazione, o persino un gruppo di tossici usare bottiglie rotte e siringhe usate per picchiare letteralmente a sangue dei bambini che giocano a fare i maghi e i cavalieri. Ma un fallo che penetra un barbuto signore, o poco peggio, no. Quello, a noi europei, su console, non è concesso vederlo. South Park, il bastone della verità, è disponibile dal 7 marzo 2014 per PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Sviluppato da Obsidian Entertainment, è distribuito in Italia da Ubisoft. Per la recensione completa, news e soluzioni, visitate le pagine di games.it. Magical songs of enchantment.